La Sicilia è una terra straordinaria, ricca di storie, tradizioni, culture. Il suo clima mediterraneo e le sue bellezze paesaggistiche la rendono unica al mondo. E chi la visita per la prima volta ne rimane affascinato, meravigliato. I suoi paesaggi godono di scenari naturalistici emozionanti, incantevoli. Lontano dal traffico e dal caos delle grandi città, a circa 30 km a sud-ovest della città di Catania, incontriamo Scordia, comune di circa 16.000 abitanti, chiamati Scordienzi o Scurdioti in dialetto siciliano. Di origine greco-romano-bizantina, Scordia si estende su di una superficie di 25 km quadrati, delimitata da due torrenti e da una grande cava. Le numerose grotte artificiali esistenti nella località Grotta del Drago e i resti di quelle scavate nella zona della cava attestano la presenza, in età remota, di una popolazione trogloditica. Una valle naturale caratterizzata dalla bellezza selvaggia e dai forti odori della vegetazione tipica della macchia mediterranea. Scordia merita tutta la nostra attenzione ed è uno dei comuni siciliani da conoscere e visitare assolutamente. Il primo documento che parla di Scordia risale al 1255, quando Papa Alessandro IV concede a Nicolò di Sanducia il casale e, dopo complesse vicende ereditarie nel 1621, passò a Giuseppa Campulo, che lo portò in dote al marito, Antonio Branciforte, primo principe di Scordia, che rifondò il centro nel 1628, dopo aver ottenuto la licenza populandi da Filippo III, re di Sicilia. Antonio Branciforte, appartenente ad una tra le più potenti famiglie siciliane, sviluppò il centro accanto al palazzo principesco, alla chiesa madre e alla piazza che li collegava. Da lì a poco la rinascita del borgo fu straordinaria e si ebbe una grande crescita demografica e urbanistica. L'illuminato principe riuscì strategicamente ad attirare dai paesi limitrofi una gran moltitudine di contadini nullatenenti, spinti dalla possibilità di ottenere la concessione di terre nel feudo di Scordia a titolo di canone enfiteutico per edificare un'abitazione all'interno del primo nucleo urbano. Questo provvedimento diede un notevole impulso all'attività agricola, ne determinò l'aumento della produzione e favorì lo sviluppo dei commerci e l'incremento demografico, con conseguente espansione edilizia, privata e pubblica. L'illustre famiglia dei Branciforte governò Scordia fino al 1812, anno in cui fu abolito il feudalesimo. Successivamente, con la Costituzione siciliana e la riforma amministrativa del 1819, sino ad allora mera frazione di Militello, Scordia ottenne l'autonomia comunale. Ed è proprio in quel periodo, in un clima di generale rinnovamento, che nacque la classe borghese scordiense formata da imprenditori ed intellettuali locali. Essi contribuirono notevolmente, oltre che all'innalzamento del livello culturale del paese, anche allo sviluppo economico-sociale della comunità, come ad esempio Ippolito De Cristofaro, che propose e realizzò la stazione ferroviaria di Scordia, un'importante infrastruttura che durante tutto il Novecento svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo del commercio degli agrumi. Molteplici sono i palazzi gentilizi e borghesi presenti in città, alcuni dei quali ancora oggi rivestono una certa importanza, non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche per gli ornamenti presenti, decisamente particolari per una cittadina così minuta. La maggior parte degli edifici storici di Scordia sono stati ricostruiti in seguito al terribile terremoto del 1693 che distrusse totalmente il paese. La ricostruzione avvenne nel periodo immediatamente successivo e in gran parte mantenne il carattere originale delle costruzioni.
Antichi edifici inseriti in un ordinato contrasto con le tipiche abitazioni contadine costruite per lo più con i materiali provenienti dalla vicina cava. Gli uni e le altre incorniciate da strade che alla fine sfociano in tre larghe spianate. Piano del Convento, Piano di San Rocco e Piano di Santa Maria. Ai lati si trovano le antiche chiese che delimitano il paese, cingendolo come in un grande abbraccio protettivo che rassicura i suoi abitanti. Il Palazzo Branciforte, residenza del principe, con la sua maestosa bellezza, oggi si può solamente immaginare, poiché nel tempo ha subito numerosi interventi che ne hanno modificato l'aspetto. Sulla sommità di un angolo è ancora visibile la sagoma di un leone rampante che tiene un vessillo, stemma dei Branciforte, e oggi simbolo del comune di Scordia. Si narra che un tempo nei sotterranei si trovavano locali adibiti a prigione. La vecchia casa baronale, oggi casa cancellieri, restaurata da volenterosi privati, esercita ancora oggi un notevole fascino sul visitatore di passaggio. Sorge sul costone occidentale della cava, a strapiombo su questa valle naturale, e ne permette un'interessante vista panoramica, che comprende quella parte del letto del torrente usato in antichità come lavatoio dalle donne del paese, non ancora dotato di rete idrica. Altri palazzi importanti sono il Palazzo De Cristofaro, il Palazzo Modica, il Palazzo Vecchio Maiorana. Ci troviamo nel Palazzo Vecchio Maiorana, che ospita la Biblioteca Comunale Giuseppe Barchitta di Scordia. Possiamo dire che questo palazzo, comunque così finemente decorato, oltre ad assolvere alla funzione di ufficio pubblico e comunque di luogo che dà servizi alla cittadinanza, come ad esempio una biblioteca fa, ha un rilievo di carattere storico-artistico straordinario per il nostro territorio, perché rappresenta uno dei simboli culturali del nostro paese. È un palazzo storico edificato alla fine del XVIII secolo e è un palazzo straordinariamente importante per la storia cittadina, perché ospita in sé delle pitture sovrapporta che sono del secolo XIX all'inizio del 1800 e rappresenta, diciamo, un ciclo pittorico tratto dall'Eneide di Virgilio. In qualità di responsabile della Biblioteca Comunale Giuseppe Barchitta mi pregio di invitare chiunque lo voglia fare a visitare questo nostro bellissimo luogo, non solo per venire a prendere un buon libro, come suol dirsi, arricchendo la propria cultura, ma anche per visitare il palazzo che, come vedete, è colmo di splendore artistico, storico e culturale. Quindi vi aspetto e vi ringrazio per l'attenzione. Le chiese che circoscrivono i vari quartieri di Scordia hanno un grande impatto sul territorio e testimoniano la grande devozione presente nei secoli. La chiesa più importante è senz'altro la chiesa madre di San Rocco, patrono di Scordia, costruita nel 600 per opera di Antonio Branciforte. Andò completamente distrutta a causa del terremoto del 1693 che non la risparmiò. Fu riedificata e riaperta al culto nel 1712, ma la forma e l'ampiezza attuale furono raggiunte solo durante la parrocatura di Mario De Cristofaro nell'Ottocento. Il suo prospetto è un esempio del più puro barocco, impreziosito della luminosità della pietra locale. Altre chiese sono la chiesa di San Gregorio Magno, anch'essa costruita per opera di Antonio Branciforte, è ad una sola navata, si trova in via Cavour e si presenta con un prospetto semplice.
Questa chiesa funzionò come promatrice negli anni immediatamente successivi al terremoto del 1693 che distrusse la chiesa madre di San Rocco. La chiesa di Sant'Antonio, annessa all'ex convento dei frati riformati, delimita quest'ultimo dalla parte di ponente. L'uno e l'altra furono voluti dal principe Antonio Branciforte su sollecitazione della moglie Giuseppina Campulo e del fratello Ottavio, vescovo di Cefalù e poi di Catania, il cui mezzo busto è collocato in una nicchia nel prospetto della chiesa. Il convento dei frati riformati un tempo ospitava 12 monaci per il mantenimento dei quali il principe Antonio Branciforte aveva costituito opportunamente le rendite e le concessioni, affidando loro l'amministrazione dei beni provenienti dalla Silva circostante e la celebrazione del culto nell'annessa chiesa di Sant'Antonio. Oggi è un luogo ricco di fascino e di suggestione. Si rimane colpiti sin dall'ingresso. Ha una porta posta accanto il portico principale della chiesa e al suo interno troviamo un grande atrio quadrato scoperto, il chiostro, e dal centro una cisterna ancora attiva. L'atrio è contornato da un colonnato coronato da archi, semicerchi e sui muri circostanti sono presenti affreschi che il tempo ha deteriorato. La chiesa di Santa Maria Maggiore sorge nell'attuale piazza Regina Margherita, in prossimità della villa comunale, nello stesso posto dove sorgeva la chiesetta di Santa Maria, la più antica del paese, già esistente quando Scordia era ancora un casale. Si presenta in un elegante e raffinato stile barocco ed il suo interno è ad una sola navata, preziosamente decorata di stucchi e affreschi. La chiesa di San Giuseppe fu realizzata a più riprese nel secolo scorso in pieno centro cittadino. Il suo prospetto è neoclassico. La chiesa di Santa Liberata, anch'essa realizzata nei primi anni del Novecento, sorge in via Cavour. Piccola, ma ben decorata tutta la parte destra, è occupata da una grotta in pietra lavica simboleggiante quella di Lourdes, con le statue lignee della Vergine e di Bernadette. Altre chiese di costruzione più recente sono la chiesa di San Domenico Savio, la chiesa di Gesù Redentore e la chiesa Madonna della Stella in zona montagna. Ricche di folklore sono la festa di San Giuseppe il 19 marzo, caratterizzata dalla tradizionale sfilata di cavalli e dal corteo dei tre poverelli, e la festa patronale di San Rocco, celebrata il 16 agosto. Al centro della piazza principale, antistante la chiesa omonima, su di un alto piedistallo, si erge la statua in pietra calcarea di San Rocco col suo cane, opera realizzata nel 1818 dallo scultore palermitano Niccolò Bagnasco. Altro monumento rappresentativo del paese è la colonna posta in piazza Regina Margherita. Innalzata originariamente, anch'essa nel 1818, crollò più volte. Nel 1835 a causa di un violento temporale e nel 1909 da un violento ciclone. La statua oggi si presenta in cemento armato su progetto dell'architetto Tommaso Malerba. Rappresenta la Madonna col bambino e domina tutto il corso Vittorio Emanuele, la via principale del paese, un tempo denominata appunto Strada della Colonna. All'interno della vicina villa comunale, sempre in piazza Regina Margherita, il 4 novembre 1932 venne inaugurato il monumento ai caduti, il cui elemento più significativo è rappresentato da una statua femminile alata, simboleggiante la vittoria con la palma del martirio in bronzo a grandezza naturale, opera dello scultore catanese Pietro Pappalardo. Ci troviamo in un sito di notevole interesse storico. La cava di Scordia. Fin dai tempi più antichi questo luogo ha dato all'uomo le condizioni favorevoli per il suo insediamento e qui sono ancora visibili gli antichi resti. Le numerose grotte artificiali presenti in località Grotta del Drago e i resti di quelle scavate nella zona della cava attestano la presenza in età remota di una popolazione trogloditica in un ambiente caratterizzato dalla bellezza selvaggia
e dai forti odori della vegetazione tipica della macchia mediterranea. Ci troviamo nell'Ecomuseo Parco Cava Grotta del Drago, dove è possibile ammirare le bellezze che la natura ci offre. In questa meravigliosa vallata fluviale, attraversata dal torrente Cava, è possibile vedere delle grotte come questa alle mie spalle, chiamata Grotta dell'Elefantino, una grotta carsica. Carsica dal carsismo, studiato più di 100 anni fa nella regione del Carso, al confine tra la Slovenia e Trieste. La denominazione Grotta del Drago perché il costone roccioso a nord assume le sembianze di un drago dormiente. In questa meravigliosa vallata fluviale, polmone verde per la nostra città, hanno trovato il loro habitat dei rapaci particolari, come la poiana, l'assiolo, la civetta, il barbagianni, ma anche dei mammiferi, come la volpe, la martora. È possibile in questa meravigliosa vallata andare a cavallo, andare in bici, in mountain bike, fare delle passeggiate. Trovate tutte le nostre iniziative sulla pagina Facebook Parco Cava Grotta del Drago Scordia. Presso il Palazzo Vecchio Maiorana e il Palazzo Modica in Piazza San Rocco ammiriamo il Museo Civico Etnoantropologico ed Archivio Storico Mario De Mauro. Si articola in diverse sezioni che mostrano gli stili di vita degli scordienzi del passato, ricreando una sorta di viaggio nel tempo tra gli antichi mestieri, le antiche tecniche e i remoti stili di vita. Il Museo Civico Etnoantropologico nasce verso la metà degli anni 90 per volontà del professore Nuccio Gambera, storico locale. Viene dedicato al prete Mario De Mauro, un altro storico dell'Ottocento. Vengono raccolti attrezzi e attrezzature della civiltà contadina locale e anche gli antichi mestieri, dallo spaccalegna al picconiere, al mazzettiere, il muratore, attrezzi e attrezzature dell'agricoltura di allora. Il Museo Civico Etnoantropologico Mario De Mauro non è un cimitero di vecchie attrezzature e attrezzi della civiltà contadina del nostro passato, ma è il riposo di quello che ha rappresentato l'identità storico-culturale della nostra comunità. Il patrimonio enogastronomico scordiense è ricco di storia densa, dove sono ancora vivi e palpitanti le eredità greche, arabe e normanne, ma il suo caratteristico aspetto di macchia mediterranea con le sue sfumature cangianti nel corso dei secoli ha favorito la coltivazione degli aranci, presenti sin dalla fine del XVIII secolo. I primi agrumeti erano chiamati dagli antichi contadini i giardini, progressivamente diffusi in tutto il territorio di Scordia, fino a diventare la primaria fonte di reddito per i suoi abitanti. L'arancia rossa di Scordia è unica al mondo, non solo per il colore della polpa, ma anche per le sue proprietà terapeutiche e curative. Il miglior modo per godersi Scordia oggi è quello di viverla nella sua quotidianità, tra i palazzi borghesi e le sue antiche stradine, tra le valli e i giardini. E ovviamente avere la possibilità di poter gustare un'arancia rossa appena colta, una vera arancia di Sicilia.